Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove faremo un fantastico unboxing. Visto che sto un po' meglio, poi vi racconterò anche la storia del perché sono stata male. Qua c'è l'indirizzo, quindi faccio così. E mi è arrivato un pochettino da Amazon. Andiamo ad aprirlo. Un momento ASMR. Con i cani sempre. Il cane lo sa quando gli faccio l'ASMR. Allora, andiamo ad aprirlo. L'ho ordinato ieri, visto che ho Amazon Prime. Mi è arrivato oggi. Più un chilo di colla ci mettono. Allora, l'ho ordinato perché, come sapete, io adesso ho la patente, non da tantissimi mesi, però ce l'ho. E ho voluto ordinare questa cosa poi che la recensirò anche se vorrete. Allora, fogliettino scritto in una lingua che non riesco a capire, no, in italiano, ma questa è la scatolina. C'è un pacco del genere per una scatolina. Beh, lasciamo perdere questo. Allora, cosa ho ordinato? Ve lo dico subito, è diciamo, un apparecchio per la macchina. Io ho un problema, ho comprato, cioè me l'ha comprato mio padre, la Fariro che si attacca in macchina perché io uso molto il TomTom, il GPS sul telefonino. Il problema è che mi si scarica la batteria. La mia power bank non mi vuole bene, a volte me la dimentico a casa. Scusa power bank. Allora, cosa ho comprato? Ta-dan. Sì, ho comprato questa cosa qua che spero funzioni. Che si dovrebbe attaccare l'accendi sigarette, che io non uso perché non fumo, della macchina. Una volta attaccato dovrebbe ricaricare il telefonino tramite cavo USB. Lo scoprirò poi quando oggi andrò in macchina. Lo volevo prendere, è quello più venduto che c'è su Amazon, l'ho pagato 10,90 euro se non sbaglio. Si chiama Rampov. Potete trovare ovunque online. Andate su Amazon, l'ho pagato sui 10 euro qualcosa. È compatibile con tutti i tipi di telefonini, anche perché ha cavo USB. Poi ha comunque il QR se volete le spiegazioni, ma comunque facilissimo. Mettete il cavo USB e attaccate il telefonino. La cosa fondamentale, mi raccomando, ragazzi, quando lo mettete, non metteteci subito il cavo USB, assicuratevi prima di metterlo dove c'è la piccia piccia del gas, perché comunque dell'accendino, perché magari se ha malfunzionamenti vi scoppia tutto. Quindi, quando evitare queste cose qua, prima inseritelo, vedete se funziona tutto, poi inserite il cavo USB e poi lo toccate al telefono. Io poi farò una prova, se mi esplode il telefono ve lo farò sapere. Però è attendibile, quello più venduto, ci sono anche buonissime recensioni. La scatolina è molto carina. Oggi lo proverò, vi farò sapere se il mio cellulare è esploso. Penso che proverò magari prima con la Power, perché la Power costa 10 euro, 15 euro, il mio cellulare costa un po' di più. Fate delle prove magari con, non subito con il vostro cellulare ufficiale. No, per carità, ripeto, le garanzie sono buonissime online, c'è anche scritto che ha ottime recensioni e tutto, spero che avrà anche la mia. Oggi tanto la scatolina è piccolina, quindi me la porto dietro, lo proverò in auto, vediamo se funziona. Perché è molto utile, perché se ho il GPS ma mi si scarica il telefono, è un po' un problema, quindi ho pensato me lo compro, perché non mi fido a comprarlo in alcuni negozi, eccetera, perché finché si tratta di un affare che si attacca al vetro, con una ventosa, lo posso comprare dei cinesi, marocchini e tutto, però se si tratta di cose già un po' più non mi fido, no, non perché non sono razzista cose, assolutamente non mi dissocio da questo, ma perché essendo una cosa comunque elettronica che va a contatto con calore e altre cose, preferisco comprare nei negozi o comunque in siti attendibili. Poi può darsi che mi esploda comunque, però ci provo. E niente, vi farò sapere come mi trovo. Quindi scuoterò la recensione e poi ve lo dirò. Se mi è esploso il telefono, ve lo farò sapere anche quello. Speriamo di no. Crociamo le dita sempre. E niente, io vi saluto così. Cerco di fare recensioni anche un po' più. Cioè, recensioni, video un po' più corti. Questa è la mia cover comunque. Perché sul piedistallo non ci sta il treppiedi. Così vedete anche la mia cover nuova. Perché adesso ho un nuovo telefono che è lo Xiaomi Redmi Note 10S. L'ha regalato mio padre perché lì non gli interessava. Comunque, io mi sentivo molto bene. Infatti c'ho la mia cover anche con nuova, tutto molto fashion. Solo che non si attacca al treppiedi se non tolgo la cover, perché ha questo piripillo dietro che gli impedisce di attaccarsi. Però questo piripillo è molto comodo perché fa sì che posso guardarmi i film. In teoria avrebbe anche sto affare che si attacca alla macchina, ma non lo uso mai perché mi ci vuole pesa. Niente, ragazzi, vi saluto e niente, vi farò sapere come si trova prima che lo spacco. E butto intanto questo qua, tanto l'unboxing l'abbiamo fatto, adesso il pacchettino lo posso anche buttare.
non ci sta nel cestino. Dai, entraci. Bravo. Vi farò sapere come mi trovo. E niente, ragazzi, alla prossima. Ciao.